Poco più di 600 spettatori ieri al Druso di Bolzano, fedelissimi il cui impegno è stato ampiamente ripagato dal gol incredibile segnato da Fischnaller all'85esimo minuto, quando in realtà la benzina nelle gambe dovrebbe essere agli sgoccioli. Ma veniamo alla partita, primo turno di Team Cup in gara unica e a eliminazione diretta. Sono gli ospiti a operare il primo affondo, ma l'Alto Adige guadagna in breve progressivamente metri di campo, con Cia poi pescato in aria da Branca che prova a suonare la sveglia. Sei minuti più tardi la squadra di Rastelli si porta in vantaggio con Marras che serve centralmente Fink, il quale ci pensa un attimo, poi si sposta il pallone ed esplode un missile terra-aria che vale l'1-0 per l'Alto Adige, risultato con il quale le squadre vanno negli spogliatoi. In apertura di ripresa il Teramo non pare in grado di pungere, ma al 21esimo la Padula si ritaglia lo spazio per il tiro e fulmina Melgrati con un collo esterno forte e preciso, fissando il punteggio sull'1-1. Al 40esimo il Druso ammutolisce e poi esplode innanzi all'irresistibile assolo di Manuel Fischnaller, che ruba palla sulla propria tre quarti e poi si invola palla al piede a velocità doppia rispetto agli avversari, per poi presentarsi davanti al portiere ospite ancora con la lucidità per fare il classico cucchiaio. Gol da standing ovation. Quattro minuti dopo, su imbeccata di Branca, ancora Fischnaller si lancia in velocità eludendo l'intervento dell'estremo difensore ospite per poi insaccare a porta sguarnita il gol del 3-1. Il Teramo riesce infine solo ad accorciare le distanze sul rigore di La Padula. I ritmi non erano altissimi, però ci abbiamo provato a mantenere i ritmi alti. Dobbiamo cercare di migliorare sicuramente intanto, però c'è l'entusiasmo, c'è la voglia, c'è lo spirito di sacrificio che piace a me, anche la partecipazione al lavoro che facciamo in settimana. È un gruppo che lavora e che mi dà soddisfazione in questo momento.